Va bene, proviamo ad andare a fare l'asta. Sai, mi è appena venuta una curiosità. Io ho ancora queste due riviste, i 5.000 trucchi e le 5.000 soluzioni. Volevo vedere, guardate tra l'altro quanto è distrutto, poverino, per farvi capire l'età che c'ha questa roba. Tra l'altro ci sono ancora i fogli con i trucchi per GTA San Andreas qua dentro. Volevo vedere se c'erano trucchi per Jackie Chan e i Looney Tunes. Looney Tunes Back in Action, ok, ci sono due trucchi. E Jackie Chan no, non c'è. Peccato, peccato. Vabbè che oggi basta andare su internet per trovare i trucchi, però Dio mio, una volta queste robe qua erano la mecca per trovare le soluzioni per certi giochi. Dunque, la casa d'aste, eccola qui. Proviamo a fare un'asta. L'oggetto che vi presentiamo oggi è un vassoio antico, okay, perfettamente conservato. Diamo inizio alle offerte per questo meraviglioso pezzo. Ok, la base d'asta è 30. Signora, stia buona, eh? Non faccio offerte, bastarda 115. Lasciamolo andare, facciamolo verso la fine. Ancora, signora, basta! 201. Preso, 219. Vediamo se l'abbiamo spiazzata. Ancora, ma che stronza. Aspettiamo. I vecchietti, c'è il tizio. Non voglio sprecare tutti i miei soldi, eh. Bastarda, 300. 311. Qualcuno fa l'offerta alla fine. 3, 2, 1. Nostro. Forse abbiamo speso troppo, però. Aggiudicato a Jackie Chan. Grazie. E vai! Forse abbiamo speso un pochino di più, eh. Oggi alla casa d'aste metteranno in vendita un vassoio antico. No, mi spiace, l'hanno già preso. Sono stato io. Prossima destinazione? Dove si va? Allora, capitano. Jackie, abbiamo individuato la posizione di un altro talismano. Vorremmo che andassi a prenderlo tu. Ok. Dov'è? È sulla luna, Jackie. Ah. Che buffo. Mi è sembrato che tu dicessi che è sulla luna. Infatti l'ho detto. Ah, non potete chiedermi questo. Perché non ci mandate uno dei vostri agenti? Solo tu puoi portare a termine con successo questa... Perché sei il protagonista. Non credo di poterci andare in aereo. E non penso proprio che la NASA sia disposta a prestarmi uno dei suoi shuttle. Non ce n'è bisogno, Jackie. La sezione 13 ha uno shuttle tutto suo. Certo, se come no. Ce n'è uno pronto a partire. Non so. Non preoccuparti, penseremo a tutto noi. I miei agenti ti daranno tutte le informazioni del caso. D'accordo, accetto. Un treno ti condurrà alla piattaforma di lancio. Guarda. Non posso crederci. Andrò sulla luna. Era il mio primo pensiero oggi, andare sulla luna. Ma poi capisco noi. Ma i farabutti come fanno ad andare sulla luna? Capisco Valmont, però i suoi sgheri come fanno? Jackie, è già qua il treno, puoi salirci? Jackie? Ecco, bravo. Vabbè, io capisco che è una branca del governo segreta questa, però si va sulla luna. 9, 8, 7, 6, 5. Un momento, capitano Black, siete sicuri che le vostre informazioni siano attendibili? E se arrivo sulla luna e scopro che non c'è niente? 4, cioè, non preoccupatevi. E come farò a tornare? Ci avete pensato? 2, forse, ora controllo. Ma dai! Forse. Ma cosa cavolo? Decollo! Wow! Sì, con le luci blu, certo! Però dai! Vorrei che tu fossi qui per vederlo. A chi sta parlando? Con lo zietto? Con Jade? Con un fantasma? La luna si avvicina a una velocità folle! Dove sono i ferri su questa carretta? Non ci sono freni, ti stai avvicinando troppo velocemente e con una traiettoria sbagliata. Non c'è tempo per modificare la rotta, sarà un atterraggio di emergenza. Ma scusami, ma voi mandate Jackie Chan da solo sulla luna senza nessuno che gli dà supporto, che neanche sa guidarla sta roba? Quella cos'è, lava? No, scorie nucleari a quanto pare. Jackie, mi senti?
Forte e chiaro. Stai bene? Io sì, ma temo che il vostro shuttle sia andato. Ricevuto. Sono atterrato in una specie di cratere, ma c'è qualcosa di strano. Cosa, Jackie? C'è un tempio enorme qui sotto. Il talismano deve essere lì dentro. Andrò a dare un'occhiata. Mi rimetterò in contatto con voi quando avrò più informazioni. Secondo voi c'è uno o più talismani, come tutti gli altri posti che abbiamo visitato? Oh, però... Sì, è come mi aspettavo. Siamo più leggeri. E anche il combattimento è molto più lento. Però vediamo, tipo... Ok, sì, siamo comunque più lenti, però... È come camminare normale, così. Allora, calmo un attimo. Ok, penso che ce la posso fare. Non ce la posso fare. Addio, Jackie Chan. Proviamo a fare un salto... velocizzato. No, non ce la fa. Quindi dobbiamo usare per forza il gallo. Sai che porca di quella miseria se troviamo il cinese che è venuto qui a pescare. Dio mio, lo butto qui nella pozza di nucleare. Ecco qua. Nella pozza di scorie nucleari sulla luna, tra l'altro. Però vabbè, quelli ormai sono dettagli. Per un attimo pensavo di poterlo rompere. Questo che cos'è? Una bomba? Puoi usare per dare energia ad alcuni oggetti. Cerca di inserire vari oggetti premendo cerchio. Ok. Perfetto. No, credo che forse... O lo devo lanciare. È perché devo portarlo qua sopra. Ok, sì. Dobbiamo prendere quello blu, quello giallo e quello... Però ho molto più controllo nel movimento aereo. Essendo che possiamo muoverci più liberamente mentre siamo in aria, è più facile atterrare su alcune piattaforme. Ah, ma ce l'ho il doppio salto allora quando ho gli oggetti in mano. E allora, ecco fatto. Ti giuro che se vediamo gli scagnozzi di Valmont vestiti da astronauti, Dio mio, gli sparo tutti. Eccoci qua. Allora, coso blu, coso rosso e coso giallo. Quindi ci manca anche il coso verde. Perfetto. Tieni. No, non era questo che dovevi fare, Jackie. Porca puttana. Eccolo qua, quello verde. Io ho fatto sto salto scherzando. Non pensavo di trovarlo davvero qua, eh. Vabbè, non c'è un filo di musica. C'è nulla in sta zona. Ecco qua, scusami, colpa mia quanto... Ah, ok. Pensavo che dovessi farlo in 10 secondi. Dicevo, ma tu sei pazzo. Quindi, blu, verde, a posto. Andiamo a prendere il rosso. Ecco fatto. A posto, ne manca solo uno. Uno che si trova proprio qua. Lo raggiungiamo con un salto? Sì, perfetto. Ci arrivo. La domanda era abbastanza lecita. Per fortuna siamo arrivati a pelo. Eccoci qua. D'accordo. Quindi, qua dentro. A posto. Porta, apriti. Ma che poi è aliena o è... Boh, spaziale sta cosa. Cioè l'ha costruita l'uomo o è una roba aliena? Almeno avessi... Ok. Capisco allora perché sto deficiente sia vestito così. Ma perché sei qua?